E finisce anche oggi questa puntata di Funny Moon e noi, come promesso, siamo in compagnia di Fabrizio, sempre qui al Big Muff. Ritorniamo da dove siamo partiti e, visto che in puntata abbiamo toccato diversi temi, tra cui i vini naturali, e visto che io purtroppo quell'evento non me lo sono potuta godere, chi meglio di Fabrizio, che lo ricordiamo, si parla sempre di birra, ma in realtà sei un sommelier, è prestata la birra e quello oggi però lo teniamo un po' da parte, ricalchiamo un po' questa verve dei vini. Soprattutto io ti chiedo cosa ne pensi magari dei vini naturali, fammi capire un po' di più. Allora, guarda, il mio pensiero riguardo al vino naturale è che è stata una ventata di freschezza autentica nel mondo del vino italiano, che aveva teso a creare dei vini sempre più simili fra di loro. C'era Mario Soldati che ha scritto molto del vino cosiddetto genuino di una volta e se la prendeva con l'industrializzazione del vino, che portava questi prodotti ad essere sempre più stabili e su scala mondiale. Nel vino naturale ogni bottiglia è differente l'una dall'altra, perché il vino, non dimentichiamoci, che è una creatura vivente che cambia all'interno della bottiglia nell'arco di poco o molto tempo. Non è possibile nel vino naturale bere una bottiglia, berne un'altra successivamente e pensare che questo sia lo stesso identico vino. Non lo è, perché i biodinamici credono nell'autosufficienza della natura, credono nei cicli lunari, credono nella terra, nel territorio, nella fertilità della terra. L'esempio più semplificativo è che se si guarda una vigna di agricoltura convenzionale e una vigna di agricoltura biodinamica, il terreno biodinamico è pieno di altre specie naturali, di altre piante, che poi vanno a riflettersi all'interno del bicchiere, all'interno del vino. La vigna convenzionale invece si presenta un po' più arida, molto più ordinata. Sono proprio delle filosofie differenti, al di là di termini legali, utilizzo di solfidi, eccetera, che poi sono questioni. Vuol dire proprio che tende a cambiare all'interno. Crede nella dinamica della terra. Era una filosofia di Rudolf Steiner, era un agronomo, alchimista, personaggio politico di fine Ottocento, che diede le basi per il pensiero biodinamico. E appunto l'uomo interviene il meno possibile in vigna, per questo crede nella dinamica della terra, dell'uva. Il vino quasi si produce da sé, il viticoltore deve assecondare la crescita del vino dalla vigna alla cantina, in cui non interviene a livello di temperatura, di filtraggi, lascia che tutto si svolga in maniera naturale. I lieviti sono quelli autoctoni presenti all'interno del vino, non sono addizionati, non vengono utilizzati additivi chimici per rendere appunto stabile il vino e vendibile su larga scala. Solitamente sono dei prodotti artigianali. Che rischio c'è però del mantenimento del vino stesso? Nel senso, io so che c'è la possibilità poi di prendere una bottiglia che si è difettata, perché appunto, non avendo additivi chimici, il rischio di trovare una bottiglia che non sia perfettamente, diciamo così, limpida c'è. Allora, quello è un problema da affrontare, nel senso che se un cliente acquista una bottiglia, la paga e poi quel vino non è effettivamente difettato, nel senso che magari sa di tappo, in quel caso il difetto è evidente, la bottiglia viene cambiata e non c'è nessun problema. Nel vino naturale ci possono essere delle bottiglie cosiddette infelici, che magari non sono propriamente equilibrate, non sono gradevoli da bere, però hanno dei difetti difficilmente catalogabili. Ecco, lì bisogna prenderci un po' più la mano. Per esempio in Francia fanno il biodinamico da molto più tempo di noi, ovviamente lo fanno meglio nella maggior parte dei casi, e soprattutto non ne discutono quanto noi. In Italia ci sono le fazioni: se non sei biodinamico non va bene, se sei convenzionale sei il male, e viceversa, i convenzionali spesso pensano che il biodinamico sia il male. In Francia semplicemente non se ne parla, si parla di buon vino, è quello che dovremmo fare anche in Italia, cioè cercare di produrre buoni vini a prescindere dalla tecnica di produzione, a prescindere dalla filosofia che c'è dietro, certo rispettando il più possibile la natura e la vigna e utilizzando il meno possibile chimica, che comunque è una direzione che hanno intrapreso tante grandi aziende, anche blasonate.
quindi proprio la filosofia sarebbe: fate buon vino, non fate la guerra, giusto? Beh, quello. Tu prima hai parlato anche di solfiti, additivi, poi Ettore qualche ha detto, ma alla fine tutta questa guerra ai solfiti, che se ne sente anche per me, per esempio, ci capisco molto poco. I solfiti sono necessari, allora, alla fine un vino è biologico, e cosa senza solfiti, con i solfiti, fammi capire. Allora, in realtà i solfiti si sviluppano naturalmente, perché durante la fermentazione i solfiti fanno parte del vino. I solfiti vengono fuori anche qualora a casa si cucini un soffritto, l'aglio cuocendo a contatto con l'olio crea solfiti. Quindi l'importante è non usarne moltissimi, ma anche in quel caso il discorso è complicato, perché per esempio il Sauternes, che è uno dei più grandi vini del mondo, è famoso per l'alta quantità di solfiti che ha. Quindi ora, i solfiti sono il male assoluto? Non è così. Sono presenti all'interno del vino naturalmente. Ci sono altre sostanze che sono molto più pericolose e inquietanti dei solfiti e che sono anche all'interno di vini biologici, gomme, antiossidanti vari, che sono di natura realmente chimica e innaturale. Il solfito fa parte della natura, uno sviluppo chimico della fermentazione. Quindi il solfito non è proprio un male, diciamo così. Non è un male, certo, è bene che non sia eccessivo, perché è quello che si dice, provochi il mal di testa. Lo sai, certo, che stavo pensando adesso, te lo volevo sì, quasi chiedere, ma è vera la leggenda per cui i solfiti sono quelli che se ti ubriachi con il vino poi alla fine è il mal di testa dovuto ai solfiti? Hanno e che solitamente nei vini di scarsa qualità sono utilizzati molto, perché rendono stabile la fermentazione e il vino è più facile da produrre con i solfiti e da mantenere. E quindi aziende che lavorano in maniera non proprio ineccepibile li utilizzano in grandi quantità, quindi quando tu bevi un vinaccio di solito ti viene mal di testa da subito, anche perché c'è una quantità di solfiti sproporzionata. Ma invece tu che ti stai bevendo, cosa ci consigli? Cosa consigli alle persone che vengono qua non solo per la birra ma anche per... Soprattutto visto che oggi parliamo di biodinamico e naturale, se uno viene qui e dice: hai il vino naturale? Hai il vino biodinamico? C'è il biodinamico? Tu gli ovviamente dici sì, che cosa gli suggerisci? Allora, in realtà stiamo bevendo un vino, cioè sto bevendo un vino biologico. Non ancora mani vuote. Ma perché voi state andando a birra, quindi non mischiamo troppo le cose. Oggi io vado a birra. Non si doveva dire. Ha ragione. Non si doveva dire. Questo vino è un vino biologico, quindi non propriamente biodinamico. Biodinamico ha altre legislazioni, diciamo, per ridurre un pochino più estremo il vino biodinamico rispetto al biologico. Il biologico lavora comunque nel rispetto della natura. In questo caso è un Frascati, quindi siamo nel Lazio. Frascati, vino tanto bistrattato nella storia. Fortunatamente lo stiamo producendo sempre meglio, da che era un vinaccio venduto sfuso nelle osterie e che si vendeva prevalentemente a Roma. Adesso sono usciti fuori dei vini veramente eccezionali, anche perché le condizioni per produrlo al meglio ci sono, il terreno è vulcanico, c'è sbalzo termico e sono veramente dei bei vini. Questo nello specifico è di De Santis, si chiama Frascati 496, biologico, facciamo vedere, esatto, eccola qua. È un vino che mantiene tutte le caratteristiche che ci si aspetta di trovare in un Frascati, quindi la grande freschezza, la grande bevibilità, è secco ma ha anche una componente del frutto molto gradevole che non lo rende un vino troppo spigoloso. Non è particolarmente strutturato, perché Frascati deve essere un vino da compagnia, da bevuta, e però questa grande acidità gli permette anche di evolvere nel tempo, perché l'acidità è la spina dorsale che permette al vino di invecchiare. Per cui io mi sento senz'altro di consigliarlo anche in ottica biodinamico, perché poi la differenza alla fin fine è sottile. De Santis è una delle aziende che lavora più nel rispetto della natura, anche un basso impatto l'azienda a livello di CO2, insomma lavorano veramente bene da quel punto di vista. Era Ettore che vuole, le vuoi un bicchiere di vino tu per caso? Sì. Ha un buon odore, diciamo così, si sente molto. Sì, il buon odore si sente anche. Ettore, oggi ce lo perdiamo da birra a vino. Io non mischio, e vabbè, e a te. Io mi attacco alla bottiglia. Ti attacchi direttamente alla bottiglia. Bene, oggi siamo un po' dilungati nel finale, perché di vino ci sarebbe. Non abbiamo mai parlato, eccetera. Però ricordiamo per tutti gli amici da casa che ci troviamo a Big Muff. Esatto. Dove si trova e dove possono trovare tutte le cambi, insomma, le novità che arrivano, eccetera, eccetera. Allora, il Big Muff si trova a Via Pasquale Fiore 28,
zona Baldo degli Ubaldi, Piazza Ernerio. A Baldo degli Ubaldi c'è la fermata della metropolitana, che come sappiamo è molto importante per entrare a casa. Soprattutto per aver bevuto un po'. Dopo che si è attaccata la bottiglia. Esattamente. E tutte le informazioni riguardo alle birre a rotazione, i vini in mescita in bottiglia, le bottiglie di whisky, i nuovi piatti, eccetera, le potrete trovare su Instagram e Facebook. Perfetto, sempre Big Muff. Big Muff. I nostri riferimenti, invece, velocemente, perché ormai ci siamo dilungati, la puntata ormai è finita da un pezzo. Ricordiamo abbiamo nostro... fatto un epilogo interessante. Interessantissimo, meno male che avevamo un esperto qui a nostra disposizione. Noi e te che se raccontavamo le solite cose. È buono il vino. Buono, ti piace? Sì, ammazza. Bene, allora il nostro numero di telefono è il 333-333-8693 per partecipare con noi in trasmissione. Se siete artisti, cantanti, ballerini e volete esporre la vostra arte, ricordiamo che è sempre totalmente gratuito. Oppure, se volete prendere il nostro posto e diventare i nuovi volti di questa trasmissione, potete farlo. Probabilmente. Il tuo posto, il mio. Vabbè, tu sei la regina. E ricordiamo che prossimamente, molto probabilmente, faremo i casting proprio qui al Big Muff. Quindi, tra un bicchiere di vino e una buona birra, siete andati tutti bene. Tutti. Ma i nostri riferimenti non finiscono qua, infatti ci sono anche Facebook e YouTube, quindi iscrivetevi al canale e mettete un bel like sulla pagina per non perdervi tutti gli aggiornamenti o per rivedervi se avete partecipato con in trasmissione, per rivedere tutti i nostri speciali qui al Big Muff e altrove in Italia, a Roma, al di là del confine. Andate. Bene, non ci rimane solo che salutarci e darci appuntamento la settimana prossima. Ciao. Ciao! Moon.